Allora, buonasera a voi. Scusate del ritardo, ma c'era qualche problema sulla nostra pagina perché mi tirava sempre fuori dalla pagina e non mi permetteva la diretta. Vi chiedo un secondo solamente che faccio partire, se ci riesco, la diretta anche su Instagram perché non me la faceva partire prima. Vediamo un po' se parte anche su Instagram e andiamo in diretta anche su Instagram. Perfetto. Benissimo. Allora, mi presento, sono Bruno Bottaro di Evolution Travel. Qualcuno di voi lo conosco, già vedo che è collegato, altri magari non mi conoscono. Mi occupo in Evolution Travel del reparto Seychelles e oggi parleremo proprio di queste isole che si trovano in pieno Oceano Indiano, in particolar modo vicino al continente africano, a circa 160 più o meno chilometri dal Kenya, subito a nord del Madagascar. Il titolo che abbiamo deciso di inserire durante la presentazione di questo e-learning è Quanto costa un viaggio alle isole Seychelles? Perché? Perché molto spesso ci viene fatta questa domanda che incuriosisce molte persone. Soprattutto perché in passato, soprattutto negli anni 80-90, fare un viaggio alle isole Seychelles era qualcosa di abbastanza costoso. Veniva visto come un viaggio soprattutto per sposini, quindi da viaggio di nozze o comunque da coppie, e generalmente si utilizzavano delle strutture, dei resort, degli alberghi che avevano un certo peso a livello economico. Diciamo che dagli anni 90 in poi fino ai giorni d'oggi molte cose sono cambiate. Questo fortunatamente ha diciamo, contribuito a uno stravolgimento da un punto di vista turistico di queste isole che hanno aumentato notevolmente gli arrivi un po' da tutto il mondo. Ci sono diverse variabili che hanno influito notevolmente su questo cambiamento, prime tra tutte le famose guest house, cioè queste strutture alberghiere si sono in pratica affiancate a quelle che un tempo erano le strutture tradizionali delle isole Seychelles, quindi questi mega resort, questi alberghi insomma molto, molto lussuosi. E quindi strutture un pochino più semplici, quindi anche alberghi non necessariamente troppo, troppo grandi, gestiti in molti casi da gente del luogo, quindi addirittura anche da famiglie, soprattutto quando si parla di guest house, che sono una sorta di pensioncine, chiamiamole così, con poche camere, 10, 5, 6, 8 camere, insomma, dipende molto dalla grandezza di queste strutture, e questo ha fatto sì che il turista un po' meno portato a spendere cifre troppo, troppo alte per raggiungere queste isole fosse attratto sicuramente dal costo molto più basso che queste strutture alberghiere, queste nuove strutture alberghiere hanno cominciato ad offrire, soprattutto subito dopo gli anni 90. Ancora oggi non c'è una regolamentazione ben precisa, questa è stata un po' una pecca, ed è una pecca che ancora oggi il governo seicellese deve gestire e sta cercando di gestire, legata anche al fatto che non esiste una vera e propria classificazione alberghiera. Quindi c'è stata una trasformazione di molte abitazioni, molte strutture in queste piccole, diciamo, guest house, quindi strutture che potessero comunque accogliere dei turisti senza grossissime, diciamo, non dico autorizzazioni, ma insomma con una facilità che ha permesso un proliferare veramente di centinaia di diciamo,
diciamo, di alberghi di questo genere. L'altra variabile che ha notevolmente cambiato questo, questo afflusso alle isole Seychelles è senza alcun dubbio l'avvento di più compagnie aeree verso queste isole. Un tempo, quando si voleva, quando si decideva di fare un viaggio alle Seychelles, almeno negli anni 80-90 esisteva a quei tempi Air Seychelles, che era la compagnia, ed è la compagnia di bandiera delle isole Seychelles, che aveva anche il volo diretto dall'Italia. Allora, tra queste, oltre a questa compagnia, c'erano un altro paio di compagnie, parliamo di Emirates e parliamo di Etihad, che in un certo senso facevano da cartello, hanno cominciato a fare notevolmente cartello, soprattutto quando Air Seychelles ha tirato i remi in barca e ha abbandonato l'Italia per il cosiddetto volo diretto. Quindi i costi e le tariffe di un volo per raggiungere le isole Seychelles era minimo di 700-750 euro. Quindi immaginate anche che accoppiare poi ad un volo di questo tipo un albergo, dei trasferimenti, dei servizi che chiaramente poi una persona decideva di utilizzare in loco, faceva sì che la cifra poi finale da spendere incominciasse a essere abbastanza importante. Negli ultimi anni, questo è una cosa che ha interessato le Seychelles negli ultimi, praticamente negli ultimi 15 anni, altre compagnie aeree hanno cominciato ad investire su questa destinazione. Quindi è arrivata per esempio la Turkish Airlines, è arrivata l'Ethiopian, è arrivata la Qatar, ultimamente ce ne sono altre che stanno arrivando, c'è la British Airways. E quindi cosa ha portato questo? Ha portato ovviamente a una concorrenza reale e più capillare, che ha fatto sì che le tariffe aeree scendessero notevolmente e quindi arrivassero a regimi intorno per esempio ai 500-550 euro, che attualmente è una media verosimile di tariffa aerea per raggiungere le isole Seychelles. Chiaramente parliamo di una tariffa media che si può trovare in stagione, non parlo ovviamente di altissima stagione, quando parlo di altissima stagione parlo dei classici periodi in cui poi gli italiani viaggiano, quindi per esempio il periodo estivo di agosto, di luglio o il periodo di dicembre, dove le tariffe chiaramente si alzano notevolmente, quindi si ritorna su regimi abbastanza proibitivi. Allora, prima di entrare nel dettaglio dei costi e di andare a vedere un pochino anche quello che si può poi generalmente offrire in loco, diamo anche un quadro di quelle che sono le isole Seychelles. Come ho detto prima, si trovano in pieno Oceano Indiano, a un centinaio di chilometri dalle coste africane, a nord dell'isola del Madagascar. Si tratta di 115 isole in totale, e sono 115 isole che si dividono in due categorie. Ce ne sono 42 che sono di origine granitica e ce ne sono 73 invece di origine corallina. Quelle che di solito accolgono poi il cosiddetto turismo di massa sono quelle granitiche. Le più importanti, su cui poi si sviluppa il grosso del turismo alle isole Seychelles, sono principalmente tre. Parliamo dell'isola più grande, che è l'isola di Mahé, è l'isola dove c'è l'aeroporto e quindi dove arrivano tutti i voli internazionali. Abbiamo l'isola di Praleng, che è la seconda isola per grandezza delle isole Seychelles, probabilmente quella un po' più ambita, quella che ha magari diverse attrazioni che spingono molti turisti a raggiungerla all'inizio del soggiorno. E poi c'è l'isola di Ladig, che invece è la quarta isola per grandezza, è un'isola un pochino più piccolina, un po' più a misura d'uomo, non ci sono tante macchine, anzi ce ne sono poche, e vengono principalmente utilizzate per trasferimenti o per il trasporto merci. Ci si sposta in bicicletta, quindi è veramente un paradiso per chi cerca
magari un'isola senza troppa confusione e senza troppo movimento. Queste isole si trovano sotto l'equatore, quindi si tratta di vere e proprie isole tropicali dove la temperatura generalmente non scende sotto i 24 gradi, quindi c'è un'oscillazione tra i 24 e i 30 gradi, quindi un paradiso veramente terrestre che attrae tantissime persone che vogliono stare veramente al caldo senza alcun tipo di problemi. Ovviamente, trovandosi comunque in pieno Oceano Indiano, sono suscettibili di cambiamenti climatici durante l'anno. A differenza, per esempio, delle Maldive, che si trovano molto più a oriente, sono interessate dal fenomeno climatico del monsone estivo. Le isole Seychelles sono influenzate dagli alisei, che sono questi venti che durante alcuni periodi dell'anno soffiano o da nord-ovest oppure da sud-est. Nei momenti in cui, nei mesi in cui ci sono ovviamente questi alisei, le condizioni climatiche, anche le condizioni del mare, possono ovviamente cambiare, quindi possono in qualche modo anche influenzare quella che è la vivibilità, la balneabilità di queste isole. Per intenderci, l'Aliseo, per esempio, di nord-ovest si sviluppa nei mesi che va, diciamo, tra i mesi di ottobre ed aprile, e sono dei mesi generalmente ideali, soprattutto per chi vuole fare il bagno e non avere problemi, per esempio, di mare mosso. C'è un po' più di umidità, ma il mare si mantiene assolutamente balneabile senza grossi problemi. Quando invece arriva il monsone, scusate, l'aliseo di sud-est, quindi generalmente il periodo estivo, quella che è la nostra estate, quindi da maggio fino più o meno a settembre, il clima diventa un pochino più secco, quindi c'è meno umidità, ma il vento soffia un pochino più imponente, quindi il mare in alcuni casi, soprattutto in determinate zone, ha una balneabilità direi abbastanza scarsa. Ci sono poi 2 mesi, chiamiamoli particolari, che sono i mesi di dicembre e gennaio, io ci metterei anche una parte, per esempio, di febbraio, che storicamente, secondo quelle che sono poi le tabelle climatiche su questa parte della Terra, dove c'è una probabilità più alta di pioggia, soprattutto per ciò che riguarda Mahé, che è un'isola dove ci sono anche delle montagne, e quindi si può più facilmente incontrare la pioggia, soprattutto in questo periodo. Per esempio, in questo periodo abbiamo dei clienti alle Seychelles e qualcuno ci dice che da un paio di giorni sta piovendo, quindi ci avviciniamo proprio a quel periodo di cui ti parlavo, quindi dicembre e gennaio, dove il rischio di prendere pioggia è abbastanza alto, soprattutto, ripeto, sull'isola di Mahé. Perché andare alle Seychelles? Qui ovviamente molti pensano che lo scopo principale per andare alle isole Seychelles, come per esempio la scelta magari di andare alle isole Maldive o in altre isole di questo tipo, sia principalmente il mare e principalmente il sole. Ovviamente il mare la fa da padrone come scelta principale per raggiungere queste isole, però ci sono tantissime altre attività che possono essere organizzate, si possono sviluppare su queste isole. Quelle più importanti, ovviamente, a parte la balneazione tradizionale, classica, quella anche di prendere il sole, senza alcun dubbio fare snorkeling, fare diving, quindi fare delle immersioni. Ci sono degli spot molto interessanti e delle isole che permettono veramente di fare delle immersioni molto molto belle. Nei periodi in cui, per esempio, soffia molto imponente il vento, si può fare windsurf, si può fare surf, si può fare kite per chi, per esempio, pratica questo tipo di sport.
Si può, per esempio, decidere di giocare a golf. Sull'isola di Pralene c'è una struttura, il Costanza de Muriare, un albergo di extra lusso, che ha un campo da golf, non mi ricordo quante buche sono, ma è un campo abbastanza grande, dove si può, per esempio, praticare il golf. Si può andare a pesca, quindi si possono organizzare delle battute di pesca, ci sono in pratica delle piccole aziende che comunque affittano le barche e portano i clienti in determinate zone dove si può, diciamo, fare la pesca e si può fare addirittura anche trekking. Questo lo si può diciamo, effettuare soprattutto a Mahé, che ha delle montagne che permettono questo tipo di attività, ma lo si può fare per esempio anche a Pralen e lo si può fare anche alla diga. A Pralen soprattutto c'è una zona, c'è una riserva che viene chiamata Vallée des Nez, che tra l'altro è patrimonio dell'UNESCO, dove è possibile fare anche del trekking con una bellissima camminata all'interno di questa riserva, dove ci sono circa 1000 palme di Coco de Mer, che è una pianta tipica proprio di questa riserva e tipica di questa isola, delle isole Seychelles. E questa riserva, ripeto, è stata insignita proprio dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Oltre a questa riserva, c'è un altro sito che fa parte alle isole Seychelles del patrimonio UNESCO, che è l'atollo di Aldabra, che si trova molto lontano dalla zona delle isole granitiche di Mahé, di Pralène e di Ladig, si trova molto più a sud. È un atollo corallino, è il più grande atollo corallino della Terra, dove risiede la più grande concentrazione di tartarughe giganti. È una riserva, viene protetta chiaramente, e non è possibile l'accesso ai turisti tranne se non partecipare a una spedizione che viene organizzata 1 o 2 volte all'anno da biologi o da scienziati che portano un determinato numero di persone proprio per visitare praticamente questo atollo. Un'altra attività che si può fare alle Seychelles, oltre a quelle di cui abbiamo parlato adesso, è anche quella di sposarsi. Quindi non so se qua tra di voi c'è qualcuno che vuole magari fare un matrimonio da sogno, un matrimonio esotico. Una delle cose che si può fare alle isole Seychelles è assolutamente potersi sposare. Le pratiche burocratiche non sono assolutamente complicate. Tra l'altro, noi abbiamo la possibilità di occuparci proprio della parte burocratica. Abbiamo fatto sposare, questo lo dico perché è una delle cose di cui ci occupiamo molto spesso. Abbiamo fatto sposare tantissime persone. Ha una validità anche in Italia perché grazie al consolato italiano che in pratica in collaborazione poi con il governo seicellese in pratica c'è uno scambio di documenti che vengono ovviamente richiesti agli sposi, si può ufficializzare il matrimonio con tanto di arco in spiaggia, con tanto di ufficiale seicellese che poi celebra praticamente il matrimonio, e se avete soldi a sufficienza per portare invitati e testimoni, ovviamente si può concretizzare il tutto anche con un bel nucleo familiare al seguito. Ci sono tantissime location che si possono utilizzare per celebrare un matrimonio di questo tipo, quindi basta principalmente decidere il periodo, capire più o meno quanto si vuole spendere, e si può ovviamente organizzare un matrimonio. Per dare un'idea, la parte burocratica, indicativamente, ve lo dico a naso perché ne abbiamo organizzato uno lo scorso mese,
La parte burocratica incide per circa 500 euro totali per due persone, quindi insomma, non è una cifra esageratamente alta. E la parte poi, chiamiamola scenografica, quella che riguarda l'addobbo, quello che riguarda la torta, quella che riguarda i fiori e diciamo tutto ciò che vorrete aggiungere al vostro matrimonio in spiaggia, si parte più o meno dai 300-400 euro. Dipende ovviamente dalla location, dipende se lo fate all'interno di un albergo di lusso oppure di un albergo magari non necessariamente troppo, troppo costoso, ma diventa un qualcosa che assolutamente è alla portata di tutti. Come si raggiungono le Seychelles e soprattutto che documenti servono per andare alle Seychelles? Allora, non si arriva alle Seychelles con la carta d'identità, questo lo eliminiamo subito come possibilità, perché è capitato molte volte che qualche cliente fosse convinto che, un po' come avviene per altre destinazioni limitrofe, si possa entrare alle Seychelles con carta d'identità. Serve un passaporto in corso di validità che abbia almeno 6 mesi di validità, e non serve il visto, quindi si arriva tranquillamente all'aeroporto di Mahé, viene messo il classico timbretto e si entra senza alcun tipo di problemi. Non servono vaccinazioni, assolutamente non ci sono problemi sanitari, non ci sono malattie o qualsiasi tipo di epidemia che possa mettere allarme a qualsiasi tipo di persona, anche considerando soprattutto che le Seychelles sono frequentate, questo avviene soprattutto da circa 15-20 anni, soprattutto da famiglie, quindi anche con bambini, quindi si può entrare tranquillamente senza avere nessun tipo di attenzione, soprattutto da un punto di vista sanitario. Per quanto riguarda gli spostamenti dall'Italia, come vi avevo detto all'inizio, come vi ho accennato all'inizio, una delle cose positive che è avvenuta in questi ultimi anni è stato l'avvento di numerose altre compagnie aeree che hanno permesso un abbassamento notevole dei costi e quindi hanno fatto sì che le Seychelles cominciassero a diventare una destinazione alla portata veramente di tutte le tasche. Quando ho fatto l'accenno all'inizio sui costi, ci tenevo proprio a spiegare questa differenza delle strutture alberghiere, perché è stata realmente una svolta dove anche l'ente del turismo seicellese ha puntato molto per sviluppare in modo più capillare questo turismo. Poi è chiaro che quello che si cerca di evitare, quello che cercano ovviamente di evitare, soprattutto quelli del governo, è un arrivo massiccio di un turismo, come si dice, morde fuggi, ma si lavora notevolmente nello strutturare e nell'incanalare gli arrivi secondo le giuste, chiamiamole, categorie. Come vi dicevo, un tempo alle Seychelles si andava soprattutto per fare il viaggio di nozze, oppure perché magari una coppia decideva di fare un viaggio romantico su queste isole. Ecco, l'avvento di strutture di un certo livello che non fossero, per così dire, di extra lusso o comunque molto costose, ha stimolato ovviamente altri viaggiatori che magari erano abituati ad andare, non so, sul Mar Rosso, andare anche in Tunisia, e che poi con i problemi che ci sono stati, soprattutto negli anni 2000, hanno inevitabilmente incanalato questo genere di turismo verso altre destinazioni. Le Seychelles fortunatamente sono rientrate all'interno di questo, di queste destinazioni. Relativamente alla struttura del viaggio, quindi parlando anche un pochino di costi, dipende molto ovviamente da quanti giorni decidete di rimanere e di quanti giorni volete fare. Allora, quello che noi vediamo, quella che è un po' la tendenza, è sicuramente trovare molte richieste, avere molte richieste che diciamo, chiedono principalmente la classica settimana.
Quindi con 7 notti, che a mio avviso è il minimo sindacale, considerando che un volo dall'Italia, considerando che non esiste più il volo diretto e che quindi bisogna fare uno scalo o negli Emirati oppure per esempio in Turchia e così via, quindi dobbiamo considerare un volo complessivo, un tempo complessivo di 12-13 ore, è chiaro che insomma, il minimo sindacale, anche per riprendersi un pochino dal viaggio, è quello di fare almeno 7 notti. Quando si fanno 7 notti si può decidere o di rimanere su un'unica isola, e in questo caso, nella maggior parte dei casi, la scelta cade o su Mahé, che è l'isola principale, l'isola dove generalmente c'è anche una concentrazione maggiore di strutture alberghiere, sia di livello alto che anche di livello medio e medio basso, oppure di spostarsi sull'isola di Pralen, che si raggiunge con un traghetto che impiega circa un'oretta, oppure con un volo di 12 minuti, un voletto piccolo, insomma, di questi twin otter da 12 posti che collegano l'isola principale all'isola di Pralen, dove ci sono un po' meno strutture, ma come dicevo prima, risulta essere l'isola un pochino più richiesta. Poi, in altri casi, avendo sempre una settimana, si può azzardare un combinato che non è, diciamo, un azzardo secondo me più che giustificato, facendo magari 4 notti su Pralen e facendo le ultime 3 notti, per esempio, a Mahé. La dig può essere ovviamente inserita. Capita a volte anche di clienti che chiedano di fare 7 notti dividendo i pernottamenti sulle 3 isole. È un po' forzato perché comunque bisogna praticamente ogni 2 giorni fare la valigia, ma si può assolutamente proporre. Quindi potrebbe essere ideale fare magari 3 notti a Pralen, 2 notti alla Dig e le ultime 2 notti a Mahé. Questo poi comunque si può personalizzare, non ci sono grosse difficoltà. Tutto quello che comunque viene creato alle Seychelles è tutto personalizzato secondo quelle che sono le esigenze del cliente, le volontà del cliente, ma soprattutto anche legate al budget che poi il cliente ci mette di fronte. Se ovviamente si hanno più giorni, è chiaro che si può aggiustare molto meglio questa scelta, e direi che superate le 7 notti, le 8 notti, il combinato a mio avviso è d'obbligo, perché rimanere fermi comunque su un'isola per 8, 9, 10 notti secondo me è un peccato, perché si ha comunque la possibilità di vedere altri ambienti, di poter fare anche delle escursioni differenti e soprattutto vedere spiagge differenti. Ogni isola ha delle spiagge meravigliose, ma è probabilmente ne ha un generalmente molti preferiscono rimanere a Mahé perché è un'isola molto grande e quindi dà la possibilità di poter visitare sempre più spiagge. Però anche Pralen e anche la Dig offrono assolutamente delle spiagge eccezionali, quindi da cartolina, che sicuramente attraggono tantissima, tantissima gente. E quindi il combinato senz'altro è qualcosa da suggerire, soprattutto se si decide di fare se si decide di restare alle Seychelles per più di una settimana. Ovviamente noi abbiamo parlato di queste 3 isole come le isole più importanti, semplicemente perché sono le isole dove si concentra poi il cosiddetto turismo di massa, ma abbiamo parlato di 115 isole. È chiaro che non su tutte 115 isole c'è turismo e soprattutto non ci sono strutture alberghiere. Ce ne sono però tante altre che possono essere visitate. Per esempio c'è la terza isola più grande di questa zona, quindi delle isole granitiche, che è l'isola di Silhouette, che è un'isola non troppo lontana, sono circa 30-35 minuti dall'isola di Mahé, quindi si raggiunge anche abbastanza facilmente, che ha un bellissimo resort che è l'Hilton La Brizza, e soprattutto per chi vuole il lusso e vuole una struttura di un certo tipo, trova sicuramente pane per i suoi denti. Quindi anche
avendo un po' più di giorni, si può non solo decidere di rimanere sulle tre isole, che poi sono quelle che si dividono, ripeto, il turismo quello più importante, ma si può anche azzardare magari di fare una o due notti su isole un po' diverse, quindi isole differenti da quelle comunemente utilizzate dai turisti, tipo per esempio tipo Silhouette. Se poi il budget diventa ovviamente più alto, si possono raggiungere anche isole più lontane. Per esempio, Beard Island, che è un'isola famosa soprattutto per l'avvistamento degli uccelli. Non a caso Beard prende il nome proprio dal termine inglese uccello, è una sorta di riserva dove c'è un'unica struttura, e quindi chi vuole fare per esempio bird watching e anche avere mare spettacolare, perché Beard Island insieme per esempio all'isola di The Roche è un'isola corallina, quindi c'è tutta la barriera davanti, quindi rimane veramente molto 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 bella. Ecco, il discorso chiaramente delle isole lontane è che generalmente si trova un'unica struttura e i prezzi ovviamente non sono mai troppo bassi, soprattutto perché poi il costo del volo per raggiungere queste isole incide non poco sulla scelta e chiaramente anche sul budget finale. Ho parlato per esempio di Beard Island, ho parlato di The Roche, ma potrei parlare anche di Dennis Island, che è un'altra bellissima isola che si trova a circa un'ora di aereo, quindi di volo interno da Mahé, che è un'altra isola bellissima dove si può fare veramente mare di altissimo livello con una barriera spettacolare che si trova proprio di fronte a due passi proprio dalla spiaggia. Quindi, queste sono in pratica le scelte quando si hanno 7 notti, 8 notti, 10 notti, 12 notti. Perché scegliere Mahé? Perché scegliere Praleng? Perché scegliere la Libia? Qualche accenno ve l'ho fatto all'inizio quando ci siamo collegati, quando ho spiegato quelle che sono le differenze. Mahé è senz'altro l'isola più grande, ed è l'isola dove c'è la più alta concentrazione di strutture alberghiere. È tuttavia anche l'isola dove vive e risiede il 90% della popolazione delle Seychelles. Quindi è chiaro che per chi cerca magari un posto un po' più tranquillo, un po' meno, diciamo, lontano magari dal casino e comunque dalla confusione, probabilmente Mahé non è proprio l'isola ideale, anche se poi usciti in pratica dalla zona centrale, per esempio di Vittoria, che è la capitale, tra l'altro la capitale più piccola del mondo, veramente volgarmente uno sputo proprio diciamo, di centro, con alcuni uffici, e c'è la zona praticamente del mercato, quindi è una città che si visita in mezz'ora, 3 quarti d'ora. Poi si possono raggiungere diverse zone dell'isola di Mahé che possono ovviamente dare più o meno tranquillità. La zona più richiesta generalmente è la zona nord, quella di Bouvalon, da cui il nome della spiaggia, una spiaggia grandissima, una delle spiagge più lunghe, più grandi di tutte le Seychelles, che è la spiaggia appunto di Bouvalon, dove sorgono veramente numerosissimi alberghi di qualsiasi tipo di categoria. Quindi si va dai 5 stelle fino ad arrivare alle semplicissime guest house. È famosa soprattutto se si va in cerca di vita notturna, se si vuole magari fare una passeggiata la sera, se volete magari andarvi a mangiare una pizza, se volete prendere una birra dopo cena, se volete magari visitare il mercato notturno che c'è sulla spiaggia. Ecco, questo sicuramente può essere adatto magari ad un turista un po' più giovane, o anche alla famigliola che ovviamente magari fa fare un po' di passeggio anche ai figli, e quindi cerca sicuramente una situazione, una soluzione un po' più movimentata. Da qui poi noi troviamo altre zone, sia a sud che a nord, che vanno un po' fuori da questa tipologia di zona. E su ogni parte che poi noi decidiamo di visitare, o anche in alcuni casi
zone dove poi andremo a soggiornare, ci sono dei piccolissimi centri che ovviamente non possono essere paragonati alla zona di Vittoria o alla zona di Bologna, ma comunque possono offrire un minimo chiaramente di supporto. Come ci si sposta su quest'isola? Allora, normalmente il suggerimento che noi diamo è quello di affittare una macchina. Ricordando che le Seychelles utilizzano la guida all'inglese, quindi si guida a sinistra e quindi bisogna fare abbastanza attenzione a quando si noleggia una macchina su queste isole e quindi bisogna ovviamente ricordarsi che la guida è sempre dal lato opposto. Il noleggio della macchina non è esageratamente costoso, siamo nell'ordine dei 50-60 euro al giorno e vi permette di raggiungere tutte queste spiagge che sono praticamente sparse intorno all'isola. Una cosa che io tengo a precisare, che è un errore che ho fatto io stesso quando per la prima volta poi sono andato alle isole Seychelles una decina di anni fa, era quella di immaginare queste isole un po' una sorta di Maldive, e quindi delle isole dove principalmente si andava a fare mare, basta, quindi si stava fermi all'interno di un resort, classico all inclusive, tutto incluso, stai in spiaggia, ombrellone, eccetera, eccetera. Ecco, le isole Seychelles non sono queste. Una vacanza alle isole Seychelles è una vacanza assolutamente dinamica. Tra l'altro il servizio spiaggia è un qualcosa di molto limitato, lo trovate in pochissime zone e lo utilizzano pochissimi alberghi perché tutte le spiagge delle Seychelles sono pubbliche, quindi nessuno ha la facoltà di poter piantare un ombrellone davanti al proprio albergo. Generalmente gli ombrelloni si utilizzano un po' all'interno del resort, poi la sdraio magari te la vai a mettere così un po' abusivamente, però questo è un po' il concetto. E generalmente le persone che visitano le sue Seychelles si muovono durante il giorno, quindi nessuno rimane fermo nel proprio resort, tranne i russi che sbarcano a Bualon e si fissano in un paio di alberghi che sono adattissimi a loro e rimangono tutta la settimana lì praticamente in albergo a bere e a prendere il sole praticamente. Quello che invece non va fatto è questo, ci si prende una macchina e durante la giornata si fa il giro delle isole, si pranza in giro e poi la sera si torna in albergo, si fa vita magari all'interno dell'albergo, si fa una passeggiata. Allora, intanto rispondo a qualche domanda. Mima mi chiede, ciao Bruno, ci sono i collegamenti adatti per i vari trasferimenti da un'isola all'altra per i disabili? Le spiagge sono attrezzate con le sedie job? Allora, circa il trasferimento in aereo ti devo dire di no, tranne il caso in cui tu decida di prendere un elicottero privato. Questa è l'unica soluzione che permette, perché in questo caso anche il modo di poter diciamo posizionare comunque la persona disabile è assolutamente più semplice. E invece gli aerei, quelli classici che collegano in particolar modo Mahé a Pralen, sono aerei molto molto piccoli, molto stretti, non adatti comunque ai disabili. L'altra soluzione invece è chiaramente quella del traghetto, che è molto più semplice e si può tranquillamente utilizzare, e sono attrezzate assolutamente per il trasporto per esempio di carrozzine. Per quanto riguarda invece le famose sedie job che permettono di arrivare direttamente in acqua, sì, ci sono determinate strutture che sono attrezzate da questo punto di vista. Prende per esempio, ne ho viste un paio, proprio che avevano queste mega ruote che comunque portavano poi i disabili comunque direttamente dentro l'acqua, quindi assolutamente si possono utilizzare. Sono delle strutture selezionate, vanno logicamente richieste, e si vede quelle che chiaramente hanno poi la possibilità e possono garantire questo servizio. Questo vale non solo per il trasporto del disabile sul traghetto, sull'elicottero, eccetera, eccetera, ma vale soprattutto anche per ciò che riguarda le camere. Quindi le stesse strutture che poi hanno, per esempio, questo sistema della sedia job, hanno ovviamente anche un paio di camere che sono dedicate chiaramente ai disabili. Monia mi chiede, per chi non desidera noleggiare l'auto è possibile spostarsi? Ci sono tante persone che decidono di non affittare la macchina, uno perché magari hanno paura di guidare a sinistra, due perché non vogliono spendere
magari cifre di questo tipo. C'è un servizio, considerate che l'isola di Mahé, come l'isola di Praleng, è servita da diversi autobus, le strade sono 2-3, quindi non è che parliamo di autostrade, di strade chissà di che tipo. Sono 3 uniche strade che attraversano praticamente l'isola in lungo e largo, quindi di lì passano tutti i pullman, quelli pubblici. Il biglietto costa, se non ricordo male, 1 euro e in pratica tu prendi questo mezzo e ti porta nelle varie zone dell'isola. Poi, logicamente, con una cartina alla mano che noi generalmente forniamo all'arrivo, avete la possibilità di scendere laddove volete. E ovviamente potete passare il tempo che ritenete più opportuno e poi magari riprendere il pullman, che devo essere sincero, mi è capitato più di una volta di prendere, sono anche abbastanza puntuali e anche abbastanza regolari. Ecco, Marzia per esempio sta dicendo che io sono mossa solo con i mezzi, quindi assolutamente c'è questa possibilità. Bene, perché invece andare a Praleng? Allora, Praleng, come abbiamo detto, è la seconda isola più grande, ha un aeroporto, quindi in questo caso si può raggiungere anche con aereo per chi, per esempio, non vuole prendere il traghetto. Tenete presente che soprattutto nei mesi in cui, quindi da maggio a settembre, quando ci sono gli alisei di sud-est, quindi il vento è abbastanza importante, quindi il mare è molto mosso. Prendere un traghetto può significare, per chi soffre un po' di mal di mare, di vomitare sicuramente, e ne ho viste veramente di tutti i colori. Quindi, per chi ha questo tipo di problema, è meglio utilizzare il volo interno, che se prenotato con largo anticipo non è necessariamente più costoso rispetto al traghetto. Ci sono generalmente differenze di costo intorno ai 50-60 euro. Quindi è una scelta che va ovviamente considerata, soprattutto per ciò che riguarda i mesi estivi. Per quanto riguarda Praleng, Praleng storicamente è un'isola richiestissima, ci sono delle spiagge molto belle, c'è la parte per esempio di Anse Volbert, dove c'è Côte d'Or, che è una zona molto ambita, ci sono diverse strutture, soprattutto di un certo livello, ed è molto ambita soprattutto perché il mare e il tempo generalmente è stabile quasi tutto l'anno, senza considerare queste pause invernali, quindi dicembre e gennaio, dove comunque la possibilità di pioggia ci può essere, sicuramente è una zona che permette la balneabilità veramente tutto l'anno senza grosse difficoltà e soprattutto non ha il rischio delle alghe che invece si possono, anzi c'è una possibilità molto, una probabilità molto alta di incontrarle nella zona meridionale dell'isola, che è la zona di Grandanza, dove sorge una delle spiagge più lunghe in assoluto delle isole Seychelles, e dove anche c'è un'altissima concentrazione di strutture, non solo di alto livello, ma anche guest house, ville private, quindi strutture di media categoria. L'unico problema, e qui io do un suggerimento perché ovviamente va anche dato, soprattutto quando i clienti poi ci chiedono la zona migliore da visitare, la zona migliore da visitare su quest'isola, da evitare soprattutto nei mesi che vanno da maggio a agosto-settembre. Perché le alghe purtroppo arriva, quindi diventa una distesa nera proprio su tutta la spiaggia, e laddove trovate la struttura che si mette lì tutti i giorni a pulire la spiaggia, va bene, anche se poi il mare comunque lo trovate in qualche modo sporco. Ma laddove la struttura, la maggior parte è così, non puliscono la spiaggia, sicuramente otterrete degli sconti molto alti, quindi pagherete sicuramente delle cifre anche molto basse, ma dovete sapere che comunque la balneabilità è assai limitata. Quindi quasi sempre queste strutture e tutte le guest house, gli alberghi che sono nella zona di Grandanza nel periodo estivo, propongono delle navette che portano i propri ospiti sull'altro versante dell'isola, quindi o ad Anse Lazio, che è una delle spiagge più belle di Praleng, oppure direttamente a Côte d'Or, che generalmente non ha questo, non ha, non,
non sviluppa questo tipo di fenomeni, quindi ha la possibilità di offrire mare pulito senza alcun tipo di problema. Come vi dicevo all'inizio, un'altra attrazione importante di Pralen è la riserva della Vallée des Mets, che è questa riserva dove si possono trovare un migliaio di specie endemiche di flora e una settantina di specie endemiche animali, quindi c'è veramente una varietà incredibile. Non a caso, ripeto, è stata inserita questa riserva nella lista dell'UNESCO, e quindi noi suggeriamo, soprattutto quando si soggiorna a Pralen, di dedicare una mezza giornata, ma in realtà basterebbero anche un paio d'ore per visitare all'interno questa foresta, che è veramente impressionante, soprattutto per queste parti di Coco de Mer, che sono assolutamente enormi. E tra l'altro sono di due tipi, c'è cioè una palma femminile e una palma maschile, che tirano fuori dei frutti abbastanza curiosi, perché da una parte il frutto maschile è notevolmente simile a quello che è il sesso, diciamo, maschile, e quello femminile invece ha un fondo schiena proprio femminile, quindi insomma, c'è veramente una somiglianza bizzarra che attrae tantissime persone. Ci sono altre spiagge che possono essere suggerite all'interno di questa isola, tipo Anse Georgette, che è una delle spiagge più belle in assoluto di tutte le Seychelles, che però è all'interno di una struttura alberghiera. Si può chiedere il permesso per entrare, perché poi, come vi ho già detto, le spiagge delle Seychelles sono tutte pubbliche, quindi non ci sono grossi problemi. Infine, si può raggiungere l'isola di La Digue, che è l'isola più piccolina tra queste di cui abbiamo parlato. Dista circa 20 minuti di traghetto da Pralen, quindi non esiste chiaramente il volo, tranne se non raggiungerla con un elicottero. Ed è un'isola veramente a misura d'uomo, ci si sposta in bicicletta. Per chi non sa andare in bicicletta, esistono anche i famosi tricicli a tre ruote per adulti, ma si può anche girare a piedi, perché è veramente molto piccola, e ci sono diverse spiagge che possono essere visitate, tra cui quella più famosa è quella di Anse d'Agen, che viene utilizzata non solo per sposarsi, ma è stata in passato utilizzata anche per delle pubblicità famose, tra cui quella, ricorderete, della Bilboa, che insomma ha fatto epoca negli anni soprattutto 80. È un'isola molto selvaggia, chiaramente la vita notturna direi che è assai limitata, e si limita ad una piccolissima zona, quella portuale di La Paz, dove c'è qualche bar e qualche ristorante. Per il resto, insomma, si fa la sera, soprattutto si fa vita all'interno delle guest house, ce ne sono parecchie, oppure dei pochi alberghi che comunque sono all'interno di quest'isola. Considerate che gli alberghi di un certo livello alla Digue ce ne sono tre in realtà. C'è Le Domaine de l'Orangerie, che è un albergo 5 stelle, e poi c'è la Digue Island Lodge, che è un altro albergo sul mare molto, molto carino. Poi ci sono altre strutture, anche boutique hotel, tipo Le Repair, che è un'altra struttura molto carina, sempre direttamente sul mare, soprattutto per chi cerca magari più intimità e non vuole strutture troppo, troppo grandi. Però il grosso delle sistemazioni alberghiere che troverete alla Digue sono esclusivamente piccole guest house, con 4, 5, 10 camere. Quindi questa è un po' la soluzione che generalmente si può trovare. In base a quello che abbiamo detto, ovviamente si può formulare poi un'offerta e capire poi quanto si può arrivare a spendere per una vacanza. Allora, per rispondere alla domanda iniziale, quindi dopo aver fatto un po' una panoramica su queste isole, e considerando quello che vi ho detto circa le tariffe aeree, che
ripeto, mediamente partono dai 500-550 euro, anche se ultimamente ho visto delle tariffe, per esempio di Turkish, che rasentavano i 480 euro, quindi veramente cifre molto, molto basse. Quanto si può spendere per fare una settimana, per esempio, alle Seychelles? Allora, se avete un budget molto basso, quindi se volete veramente spendere molto poco, vi accontentate e quindi vi adattate anche a strutture semplici. Il termine adattare non significa andare a dormire in una topaia. Noi non trattiamo topaie, non suggeriamo soprattutto topaie, perché sarebbe un'assurdità e soprattutto poi ci creerebbe un problema al vostro cliente. Si tratta di guest house selezionate, di piccole strutture che conosciamo molto bene. Conosciamo anche e soprattutto i proprietari che ci garantiscono un certo standard. Utilizzando per esempio strutture di questo tipo, fare per esempio una settimana a Mahé con volo dell'Italia in un periodo in cui magari non è altissima stagione ma non è nemmeno bassissima stagione, può costare intorno ai 1200 euro. È una cifra assolutamente improponibile, che era un tempo una cifra improponibile, perché avvicinarsi alle Seychelles, fare una settimana alle Seychelles significava spendere più di 2000 se non anche 2500 euro. A testa. Parliamo del volo dall'Italia, parliamo di una settimana all'interno di una struttura, di una guest house pulita, dignitosa, che vi offrirà anche la mezza pensione, quindi avrete la colazione con la cena e compresi anche i trasferimenti dall'aeroporto alla struttura. Quindi dovrete semplicemente pensare al vostro pranzo e dovrete semplicemente pensare a tutti i trasferimenti magari per le varie spiagge. Qui insomma, ci sono delle strutture che ci offrono anche delle convenzioni molto interessanti per il noleggio macchina, quindi basta poi chiedere e sicuramente noi riusciamo a consigliarvi al meglio. All'interno di questi 1200 euro noi vi diamo anche la copertura ovviamente assicurativa, non solo per ciò che riguarda le spese mediche e per quanto riguarda per esempio la perdita o l'arrivo in ritardo del vostro bagaglio, ma anche l'eventuale annullamento del viaggio, perché poi non si sa mai, insomma, si può annullare il viaggio per qualsiasi motivo, chiaramente poi considerato dalle polizze assicurative, almeno quelli gravi, e quindi si può decidere anche di non partire con la garanzia di perlomeno ottenere indietro buona parte dei soldi versati. Chiaramente da qui noi possiamo poi salire. Si può arrivare anche, per esempio, a spendere circa 1.600 euro, sempre considerando un volo con tariffa media, andando a dormire magari in un albergo 3 stelle. Ci sono alcune soluzioni, per esempio a Bouvalon, che ci permettono di rimanere all'interno di questa cifra e di avere comunque una struttura di un certo tipo, che ha per esempio una piscina, che poi magari alle Seychelles non utilizzeremo, ma magari con dei bambini, magari con delle... insomma, con una situazione magari un po' diversa, può essere senz'altro utile. Magari di fronte anche al mare, quindi avere la comodità comunque di scendere in spiaggia direttamente senza dover fare troppa strada a piedi e quindi rimanere all'interno di questa città. Ma nello stesso tempo si può chiaramente salire e aumentare il budget fino a cifre che non si possono a volte anche considerare a seconda poi del tipo di struttura che uno va a scegliere. Le possibilità sono veramente tante, negli ultimi 10 anni sono stati costruiti numerosi alberghi di ottimo livello, quindi la possibilità veramente è abbastanza vasta. È chiaro che spostarsi sulle altre isole ha un costo e quindi questi famosi 1200 euro di cui vi ho parlato sono esclusivamente limitati a Mahé, quindi si rimane sull'isola dove si arriva con l'aereo. È chiaro che se decidete di prendere un traghetto e andare per esempio a Praleng, dovete considerare una cifra intorno ai 200-220 euro che devono essere sommati, perché è il costo del passaggio andata e ritorno del traghetto da Mahé a Praleng. Stesso discorso ovviamente se parliamo dell'isola di Lalique. Monia mi chiedeva quale trattamento è più consigliato. Allora, come ho detto poco fa, le isole Seychelles non sono le isole Maldive, non sono i Caraibi, non è il Mar Rosso, sono isole completamente differenti, dove la vacanza è
generalmente dinamica. Questo significa che durante la giornata, tranne rari casi, tranne persone che magari sono abbastanza pigre, non si rimane all'interno della struttura. Quindi quello che noi suggeriamo generalmente è la classica mezza pensione, che corrisponde alla colazione mattutina e alla cena serale. In molti casi i clienti chiedono assolutamente solo la colazione, soprattutto per chi soggiorna a Bouvalon, perché durante il pranzo magari si sta in spiaggia, si mangia un po' di frutta, si mangiano snack veloce e la sera magari si esce e si può comunque decidere di mangiare in uno di questi ristoranti. Tuttavia, consiglio che vi do, le Seychelles sono una destinazione che importa praticamente tutto, non sono autosufficienti, quindi importano parecchia roba dall'India, dal Sudafrica, dai paesi soprattutto del Medio Oriente, quindi il costo del cibo non è basso, quindi pranzare o cenare in un ristorante può costare intorno ai 30 euro, anche senza esagerare, e quindi insomma non è così economico come altre destinazioni. Quindi io suggerisco sempre la mezza pensione perché generalmente nei pacchetti di mezza pensione la cena che viene inclusa in una cena buffet, quindi il cliente è anche libero di potersi servire così come vuole, in abbondanza, e il costo comunque di questo supplemento che si paga per avere la cena serale è inferiore assolutamente a quello che poi si spenderebbe per andare magari a cena fuori. Questo un po' per rispondere anche a quello che mi ha chiesto Monica. Simonetta mi chiede quale periodo si può spendere 1.200 euro a persona. I periodi sono veramente tanti, per esempio marzo e aprile sono dei periodi in cui attualmente si riescono a trovare delle ottime tariffe. Io vi dico i periodi che dovete assolutamente eliminare se volete spendere poco alle isole Seychelles sono sicuramente luglio-agosto, e il mese di dicembre, quello a cavallo chiaramente di Natale al Capodanno, quando le tariffe diventano abbastanza alte. Ci metto anche sicuramente il periodo di Pasqua. Per il resto, se si fa attenzione, se ci date una buona flessibilità con le date, assolutamente riusciamo a trovarvi una combinazione che vi permetta di rimanere anche all'interno di quella cifra. Per quanto riguarda Ornella, che mi chiede invece di 1.600, 1.600 veramente tutto l'anno, ripeto, 1.600 si fa molta fatica nel periodo natalizio, però ad agosto, per esempio, se riusciamo a prenotare con largo anticipo e rimaniamo comunque su una guest house, i 1.600-1.700 euro sono più che verosimili, quindi dipende senz'altro da quanto prima si prenota. Mary mi chiede, consigli un periodo preciso per questo viaggio? Allora, i mesi, diciamo, top per visitare le isole Seychelles generalmente sono aprile-maggio e ottobre-novembre. Generalmente sono i mesi dove, storicamente, e se andiamo a prendere le tabelle climatiche, il tempo è quello più ideale. Sono anche i periodi in cui generalmente a volte troviamo un po' più di confusione perché molti seguono chiaramente queste indicazioni. Tuttavia vi dico che agosto è comunque un ottimo periodo, settembre è un ottimo periodo secondo me, anzi è un buonissimo periodo perché si spende poco, ormai le vacanze sono passate, soprattutto se si parte verso metà settembre, il clima è assolutamente accettabile e veramente si può riuscire a fare una bella vacanza. Fermo restando che alle Seychelles comunque, questo lo dico senza alcun tipo di appello, il tempo è variabile sempre. Io sono stato decine di volte alle isole Seychelles, ci sono stato in tutti i periodi dell'anno e vi assicuro che la pioggia l'ho sempre beccata. Perché? Perché la giornata di pioggia comunque ci può stare. Le isole, vi ricordo, sono in pieno oceano Indiano, quindi il clima è molto variabile, quindi bisogna comunque essere pronti anche a una o due giornate di pioggia, nonostante magari si sia partiti in alta stagione e dove magari si pensava di riuscire a trovare sempre il sole. Vediamo se c'è qualche altra domanda. No. Un'altra cosa, e vado per chiudere poi, molti mi chiedono, ma se mi arrangio da solo? Allora, io ovviamente non facciamo misteri, noi siamo un tour operator, un'agenzia di viaggio, un tour operator abbastanza famoso soprattutto per la personalizzazione dei viaggi, quindi
non facciamo nessun mistero sul fatto che capiamo anche della vendita dei viaggi. Quindi è chiaro che quando un cliente decide anche di organizzarsi per conto proprio, noi ovviamente siamo un po' meno competenti. Ci sono destinazioni dove si può fare tranquillamente. Io vi dico per esperienza che le Seychelles sono delle isole dove è possibile organizzarsi per conto proprio, ma il rischio di rimanere a piedi, il rischio di non trovare ciò che poi si era prenotato è molto alto. Perché? Semplicemente perché per quanto le strutture alberghiere siano comunque un numero abbastanza alto, il numero delle camere non è così sufficiente per ciascuna struttura. Cosa significa? Significa che generalmente una guest house ha 5-6 camere, un albergo ne può avere 20-30, senza parlare magari di alberghi che hanno magari centinaia di camere. Questo cosa comporta? Comporta che soprattutto alle Seychelles, questo ve lo dico senza ombra di dubbio perché ho tante persone che hanno preso delle cantonate di questo tipo, l'overbooking è una dei fenomeni, dei malcostumi che purtroppo noi siamo abituati a considerare, soprattutto per i voli, che è presente alle Seychelles. Che cos'è l'overbooking? L'overbooking è una politica che viene comunque, per così dire, considerata e anche accettata dai vari governi, dai vari enti, che permette alle strutture alberghiere o anche alle compagnie aeree di vendere più posti o più camere rispetto a quelle che sono le potenzialità poi reali di queste strutture. Mettiamo quindi una struttura che ha 6 camere, invece di vendere 6 camere ne vende 8. Perché? Perché statisticamente si dice che nell'arco di tempo che poi passerà dal momento della prenotazione al momento in cui il cliente andrà a usufruire di questo servizio, qualcuno cancellerà la propria prenotazione e quindi si ottimizzerà praticamente la capienza. Ora, il problema qual è? Il problema è che se si presentano ovviamente tutti quelli che hanno prenotato quella camera e l'albergo ha solo 6 camere, ci sono 2 camere che ovviamente rimangono fuori. E vi assicuro che alle Seychelles vi lasciano a piedi. È successo. E mi è capitato anche di clienti che mi hanno chiamato, non voglio dire disperati, però preoccupati perché non riuscivano a trovare alternative e purtroppo poi si sono dovuti accontentare o di soluzioni molto costose, quindi quello che hai voluto risparmiare ce l'hai rimesso in modo spaventoso perché poi devi trovare anche strutture che abbiano posto e quando sei lì ti prendono per la gola, oppure devi andare magari a casa di qualcuno o in topaie che veramente fanno abbastanza schifo. Siccome molte volte mi è capitato di trovare anche persone che con bambini hanno azzardato tecniche di questo tipo, vi dico che per come la vedo io non vale la pena. Non vale la pena semplicemente perché la differenza tra quello che voi potreste spendere nell'organizzare per conto proprio una vacanza di questo tipo e quello che vi possiamo comunque offrire noi, adesso senza voler essere di parte, ma tranquillamente potete fare anche i vostri confronti, è talmente minimo che non vale secondo me il rischio di rimanere poi a piedi. Questo perché? Perché noi chiaramente abbiamo degli accordi con le strutture alberghiere, abbiamo degli accordi con le compagnie di navigazione, con le compagnie aeree che ci permettono di avere una tutela, quindi il famoso overbooking, loro e le strutture lo prevedono soprattutto su quei clienti che provengono magari da Booking.com, da Expedia, da iDream, eccetera, eccetera. Ripeto, non voglio fare terrorismo psicologico, poi ognuno è libero di fare le proprie esperienze. Ci sono delle destinazioni dove assolutamente alzo le mani, uno si può tranquillamente organizzare in sicurezza, però le Seychelles hanno un grosso rischio, soprattutto in alta stagione, il rischio di trovarsi in overbooking è molto, molto alto. E se dobbiamo annoverare le Seychelles tra i paesi che hanno un overbooking molto radicato, sicuramente le Seychelles possono essere messe tra i primi 10 paesi al mondo che hanno questo tipo di fenomeno ben radicato. Vediamo se c'è qualche altro commento. Si garantisce un'assistenza in loco? Ovviamente noi abbiamo dei nostri rappresentanti locali che H24 sono al vostro servizio e vi vengono a prendere in aeroporto. C'è un banchetto proprio Evolution Travel proprio all'aeroporto quando arrivate. Se qualcuno guarda il mio profilo Facebook troverà qualche foto mia proprio sul banchetto Evolution Travel. Siamo sempre lì, quindi possiamo sicuramente fare assistenza
prima, durante e dopo il viaggio. Elisa mi chiede se c'è la possibilità di fare diving. Assolutamente sì, in ogni isola, quindi sia a Maiete, a Palenque, a Latina, ci sono dei centri diving dove è possibile prenotare il pacchetto di immersioni. Noi personalmente non ci occupiamo dall'Italia di prenotare questo genere di servizi, lasciamo soprattutto ai divers di farlo in loco, consigliamo magari dei centri che generalmente sono abbastanza, come dire, quotati per fare questo tipo di servizio, ma ci sono diverse soluzioni che si possono approcciare. Allora, io non so se c'è qualche ultimissima domanda. Non vedo nessuno che scrive. Bene, allora io ho spaccato l'ora e i 5 minuti. Mi è caduto il collegamento con Instagram, ma quello è un classico perché Instagram ha un limite di praticamente 2 ore, di un'ora, poi ti butta praticamente fuori. Ma noi con Facebook invece siamo un po' più dinamici, abbiamo senz'altro un po' più flessibilità. Io vi auguro buona serata. Aspetta, c'è un'ultima domanda. Vediamo, gli amici, i prezzi forniti sono finiti o potrebbero subire adeguamenti carburante o valutari? Allora, i prezzi che noi diamo sono finiti. Non esiste l'adeguamento carburante alle Seychelles perché non si vola con i voli charter, che generalmente hanno questo famoso adeguamento carburante che vi viene comunicato generalmente poi alla fine. No, non ci sono. Una volta che voi avete prenotato 4 mesi prima, 5 mesi prima, 2 mesi prima il vostro pacchetto, quello rimarrà fino alla fine, fino al saldo. E non ci sono generalmente nemmeno adeguamenti valutari, semplicemente perché le Seychelles si paga in euro e quindi non abbiamo cambi o cose di questo tipo che ci vanno a complicare, che ci vanno a complicare la vita. Vediamo qualche altro commentino. Per chi non parla inglese è un problema? Assolutamente no, anzi l'italiano è parlato in molte strutture, ci sono tante strutture che noi utilizziamo regolarmente che hanno personale che parla un buon italiano, quindi anche l'assistenza negli alberghi è discreta e i nostri corrispondenti, quindi i nostri agenti che vivono in loco, parlano ce ne sono alcuni che parlano italiano. In ogni isola noi abbiamo un assistente che parla italiano, quindi di solito quando il cliente arriva, il giorno stesso c'è la visita del nostro assistente che chiede chiaramente se ci sono delle richieste particolari, se vuole magari fare qualche escursione ed è a disposizione durante tutta la vacanza nel caso in cui ci siano dei problemi, dei disservizi oppure voglia magari fare una prenotazione o voglia fare magari una richiesta ben precisa. Ok? Marianna dice, hai detto tutto tu? Speriamo di aver detto tutto. Io vi ringrazio, allo scoccare dell'ora e 7 minuti, vi auguro buona serata, vi ringrazio dell'attenzione, mi dispiace che essere partito un po' in ritardo, ho avuto un problema con la piattaforma, mi buttava sempre fuori. E ci vediamo per la prossima diretta di martedì prossimo, non mi ricordo chi c'è la prossima settimana, ma se vi collegate alla nostra pagina Evolution Travel troverete il calendario con tutte le destinazioni che ogni martedì trattiamo in modo approfondito. Vi auguro di nuovo buona serata e alla prossima. Ciao!